Gotha della pasticceria italiana. L'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, fondata nel 1993, racchiude in un'elite di 70 pasticceri l'eccellenza in termini di qualità e di materie prime di prima categoria. Entrarvici non è assolutamente facile perché gli standard richiesti sono altissimi e rigorosissimi. Non a caso l'associazione vanta diversi titoli mondiali nelle competizioni di categoria e ogni anno ha decine e decine di richieste di adesione. In questa crème della crème, è il caso di dire, c'è un fanese, è Andrea Urbani, titolare di Guerrino Pasticceria e Banqueting. Quindi l'Accademia cosa fa? Per far crescere ognuno di noi organizza seminari. Seminari sono un confronto tra tutti noi, tutti i 60 accademici, oggi siamo 69 per la precisione, che si incontrano, hanno un tema e devono comunque svolgerlo nei migliori dei modi. E cosa avviene in questo seminario? In questo seminario avviene innanzitutto è pubblico, quindi è invitato a tutti, quindi siete tutti pubblicamente invitati a questo seminario a vedere quello che noi prepariamo con la maestria. Lavoriamo zucchero, lavoriamo cioccolato, lavoriamo pastigliaggio per creare delle presentazioni artistiche che poi sono quelle che inneggiano i personaggi che abbiamo deciso di valorizzare in questo seminario, che sono i personaggi che rappresentano le marche, quindi Leopardi, Raffaello e Rossini. Ma come ogni associazione che si rispetti, annualmente ha il suo momento celebrativo e quest'anno il 23esimo simposio pubblico viene organizzato nelle Marche, a Recanati, dove uno spettacolo unico attende i visitatori. Opere di pasticceria alte più di un metro e un tripudio di creazioni di alta pasticceria. Chi vuole raggiungerci per vedere e degustare tutti i nostri prodotti, io ho messo a disposizione dei pullman che partiranno da Fano, basta chiamare al nostro numero, prenotarsi, è totalmente gratuito, il numero è 0721 86 49 10, si prenota, si dà il nome, l'opzione della presenza di uno o più persone, la partenza è prevista per martedì alle 14.30 presso il parcheggio del cimitero e si rientrerà intorno alle 19.30/20.